Sostenibilità, sicurezza e crescita. La ricetta di Roberto Barbieri, nuovo AD di GESAC, per l'aeroporto di Capodichino è semplice: non rovinare, incentivare quello che di buono è stato fatto in questi anni. Lo scalo partenopeo con 10 milioni di passeggeri all'anno, un più 16% e circa 100 destinazioni in Italia e nel mondo, è un modello italiano. Ma Barbieri, nel corso della presentazione del nuovo Airbus A320 Neo di EasyJet, punta l'indice verso l'obiettivo più importante. Noi vogliamo crescere, crescere con qualità e contribuire al territorio, alla crescita della ricchezza del prodotto, del prodotto interno lordo della regione, dell'occupazione, dell'opportunità di lavoro per tutti. Cioè ogni passeggero che arriva contribuisce alla crescita economica del territorio. Vogliamo continuare a fare questo integrandoci sempre di più con le esigenze del territorio, crescere con una sostenibilità ambientale, sollecitando le compagnie ad avere lo stesso atteggiamento. Nella sala partenze dello scalo partenopeo anche il patron di Airbus, John Brett, l'assessore al turismo del comune di Napoli, Nino Daniele, e il country manager di EasyJet Italia, Lorenzo Lagorio. Il tema del confronto che ha preceduto la visita al nuovo vettore è stato trasporto aereo e sostenibilità, un'opportunità di crescita per il Sud Italia. Presentiamo l'Airbus A320 Neo, che è un aeroplano che dimostra che l'aviazione può essere sostenibile. Lo presentiamo a Napoli perché sappiamo quanto il tema della sostenibilità è importante per l'aeroporto e per la città di Napoli. Un aeroplano che ha consumi ridotti, emissioni ridotti, rumore ridotto, per cui è sicuramente un aeroplano che dimostra quanto nel trasporto aereo si possa investire ed essere comunque sostenibili per l'ambiente. Ma cosa punta Capodichino per il prossimo futuro nell'ambito dello sviluppo della regione? Barbieri è sicuro. Il secondo aeroporto in Campania si può fare anche subito, crescere il secondo aeroporto a Ponte Cagnano e continuare a crescere il primo con equilibrio. Questo consente una crescita più equilibrata a vantaggio del territorio.